per Natale mi trasformo per le mie amiche in Mamma Christmas. Scherzo. Per le mie amiche ogni Natale faccio qualcosa io con le mie mani. L'anno scorso ho fatto dei cestini con l'uncinetto. L'anno prima ho fatto dei burro cacao, l'anno prima ancora ho fatto del burro di frutta secca fatto in casa, insomma ogni anno mi ingegno. Quest'anno ho avuto l'idea, in realtà questo mi ha dato l'idea, cioè la cera d'api che ho utilizzato un paio di anni fa per fare il burro cacao, mi è rimasta lì nell'armadio e ho detto Silvia devi utilizzarla come candele. Voglio provare a fare delle candele, quindi oltre alla cera d'api mi sono munita di stoppini, sempre presi su Amazon. Quindi questi hanno la base che va sul fondo, si tengono su, si versa la cera e poi sono quelli che permettono di fare la fiamma. E ho preso anche degli oli essenziali perché ho pensato di farle profumate. Questi, se, ho preso tutto su Amazon, questi sono queste boccettine. E sono gusto limone, lavanda, anice, eucalipto, menta piperita e camomilla blu. Come portacandela, ho pensato che sarebbe stato carino fare qualcosa che poi nel momento in cui la candela finisce ti rimane. Quindi ho preso questi bicchieri da Excelsa e li andrò a riempire, poi quando saranno svuotati ognuno avrà il suo bicchierino con Merry Christmas, eccetera. Sono bicchieri natalizi, molto carini. Insomma, poi ognuno ci fa quello che vuole. Direi quindi che è arrivato il momento di passare al candelaggio. Allora, tutto ha inizio con il posizionamento degli stoppini all'interno dei bicchieri che devono essere tenuti fermi da, ad esempio, io uso la molletta. Poi si deve sciogliere la cera d'api. Quindi si scioglie a bagnomaria. Quindi su un pentolino, fuoco basso, acqua bollente e mi raccomando l'acqua non deve andare dentro, quindi bisogna ben controllarlo. Io utilizzo questo bicchiere che è quello che può essere a contatto con acqua calda, insomma che non si frantuma, però consiglio anche di inserire sul fondo, al fine di non farlo sbatacchiare, un panno. Questo qua è uno Scottex riutilizzabile. Che ho preso da Coro e li stiamo molto apprezzando perché funzionano come Scottex, ma poi in realtà si possono lavare 40 gradi in lavatrice e si possono riutilizzare, quindi è anche più eco-friendly. Utilizzo il retro in realtà di un mestolo, anche questo qua di Coro, legno d'ulivo, anche perché così io posso stare a contatto con il mestolo, continuare a girare e il legno non conducendo il calore, posso continuare a mescolare, insomma. Dopo solo 10 minuti l'ho sciolta. Quindi adesso la questione è molto veloce, quindi spengo il fuoco. No, sei un genio con quelle mollette. ma ho paura che. Vai, proviamo con questa, mi sembra più stabile. Lavanda. Vai. Questa vale solo per una, vero? Non so quante ne vengono. Ma sì. Ma sì, abbonda. Ok. Mettici solo un ditino. Ma perché lo stai facendo così? Scusa, Come domanda. devo reggerlo? Ma lo stai spingendo in giù? Ti sembra a te un effetto ottico? Non sta su. Prova a lasciarlo per curiosità. Cade. Allora, abbiamo fatto raffreddare un po' di cera, l'abbiamo messa sul fondo dello stoppino, l'abbiamo riscaldata e praticamente l'abbiamo incollato al bicchiere, questo perché le mollette sono troppo corte rispetto allo stoppino. Io ho preso quelli da 7,5 cm, col senno di poi avrei dovuto prendere quello da 11 che viene più su e quindi il gioco delle mollette è più utile. In questo modo, essendo troppo corto, no, però io, vabbè. Errori, errori da principiante. Quindi ora take two, proviamo nuovamente, adesso praticamente versando e basta, giusto? Giusto. Ehi là, Jimmy, sei un genio. Lo vedi? No, non sta su.
non è che non sta su e fa effetto appunto Torre di Pisa, si inclina. Vabbè, tanto ora ci impiega. Vabbè, le fate raffreddare. Si deve raffreddare? E prendiamo le cose di... No, 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 no. Così. Bene, care amiche, sappiate che io sono stata così almeno 40 minuti per mi candela. Mi sa che andrà a finire così. Era meglio se le compravo, facevo prima. Non so quanto sarà efficace, però proviamo così. Su, problem solving, con cosa posso tenerlo su? Che la va a bozzare con queste mollette, tu fa un casino, tu fai. Mi hai detto che ero stata furba? No! No, sei un genio con quelle mollette. Quindi, prima candela fatta, un po' sofferta, ma adesso ci siamo ingegnati. Quindi, colpo di genio, siccome ti vi ho detto che sono troppo corti gli stoppini, Jimmy ha aggiunto questo pezzo di scotch di carta, così che la molletta ci sta e il bicchiere che... Fine. Ho portato, adesso ci sta preciso, così che si mette, si attacca, si versa e non devo stare mezz'ora a reggere la candela. Oh, a reggere la candela, ma attaccalo però. Vediamo se abbiamo trovato la soluzione. Ah, scotta, amiche, mi sono anche bruciata, mannaggia a voi. Weila, il mio ragazzo è un genio. Eh sì. Guarda, non devo stare 40 minuti a reggere la candela. Ecco. Vai, senti, dopo averne fatti 4 per gli altri, ne facciamo almeno una per noi. Secondo me ne viene solo una. Perché non lo fai piano invece di far venire, guarda, ora verranno, i bordi rialzati? Ma versala piano! Mi piace lanciarla! Sì, ma perché? Perché sì, guarda. Guarda, infatti lì si è già creato. Oh, che rompiballe! Rompiballe, ho capito. Tanto sera avremo la nostra candelina, che... È un po' bassina. Ma come fa a bruciare tutta? Non brucia? No, non brucia. Devo metterlo in un contenitore alto. Cazzo. Ecco. Come non ne faccio una giusta. Possibile che ogni volta che si fa che faccio qualcosa out of my head è sempre un epic fail? Ma io non avevo fatto il... Così lo tiene dritto. Ah, basta, questa era la canzone. Finita, andà. Ce l'ho fatta, finalmente. Yeah! Risultato finale, super soddisfatta. Ammetto che ci vuole un bel po' di cera, ho dovuto riordinarla da Amazon. E sono venute però 4 candele belle piene, a parte questa qua che è un po' collassata, ma sono i dettagli. Io adesso queste le impacchetto tutte, un sacchettino. Vabbè, il pacchetto sappiamo che io non li so fare. E basta, sono pronte. Happy Christmas, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays. Yes, sir.